Ciao ragazzi e benvenuti a questo video. Oggi in particolare vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube e a lasciare un like per aiutarmi e supportarmi nel darvi contenuti sempre più di alto livello e sempre più ben curati. Come avete immaginato, sto facendo del mio meglio per riuscire a far combaciare la grafica, il montaggio e quant'altro, però diciamo che questo non è proprio il mio mestiere, quindi mi limito a divulgare quelle che sono le mie umili conoscenze. Se vuoi motivarmi, aiutarmi, lascia un like, iscriviti al canale ed attiva la campanella per essere così sempre aggiornato e sintonizzato sui contenuti che pubblicheremo proprio qui sul canale di Apitac. Oggi in particolare voglio incominciare con una serie di video dove appunto vi do quelle che sono le cose fondamentali di cui parliamo essenzialmente ai miei corsi di tiro, che sono tra l'altro disponibili sul sito www.apitac.ch, disponibili per i cittadini italiani e anche svizzeri. In particolare molti mi chiedono che cosa occorre per partecipare ai miei corsi. Beh, è molto semplice. Intanto bisogna essere maggiorenni, avere condotta incensurabile ed essere titolari di porto d'armi, tranquillamente quello sportivo o da caccia. Ripeto, per maggiori informazioni vi rimando al sito www.apitac.ch, dove troverete per l'appunto nella serie FAQ tutte quelle che sono le domande e le risposte per chi di voi è interessato a entrare nel mondo Apitac. Oggi in particolare parliamo di regole di sicurezza. Questo perché? Perché molto spesso, e girando nei vari campi di tiro, vedo che bisogna parlarne. Questo perché? Perché quando lavoriamo con le armi, sia in ambito ricreativo, sportivo e ancora di più in ambito professionale, ovviamente sempre a livello dinamico, abbiamo delle criticità. Vengono rappresentate per l'appunto dalla pericolosità del dispositivo, in particolare l'arma che stiamo utilizzando, che deriva essenzialmente dal fatto che quello è un oggetto che è stato costruito, sviluppato, progettato con l'intento di offendere un altro essere umano, chiaro, e di distruggere. Quindi quando noi maneggiamo e manipoliamo i nostri dispositivi in tutti gli ambiti, che sia caccia, sport o l'ambiente professionale, dobbiamo di fatto imperativamente, non so se esiste questo vocabolo, se non esiste chiamatemi l'Accademia della Crusca, utilizzare le regole di sicurezza. Negli anni si sono sentite i 10 comandamenti dell'uso delle armi, le 4 regole di Cooper. Beh, essenzialmente io, vivendo tutti i giorni la realtà del campo di tiro e dell'istruzione proprio legata al mondo delle armi, cerco di essere sempre molto semplicista. Perché? Perché essenzialmente quello che è semplice il 99% delle volte funziona, e qui parliamo di qualcosa che deve per forza funzionare. Quindi per me esistono le 3 regole fondamentali di sicurezza. 3 è il numero perfetto, 3 è facile da ricordare e 3 è il numero che fin dall'antichità ha suscitato sempre grande interesse anche dal punto di vista della numerologia. Quindi io preferisco andare a denunciare quelle che per me personalmente sono le 3 regole fondamentali di sicurezza. Apro una parentesi: quando parliamo delle 3 regole di sicurezza, ovviamente devono essere applicate al poligono, ma le stesse regole di sicurezza non è detto che sia così semplice, scontato e facile applicarle anche fuori dal poligono. Mi riferisco principalmente diciamo ai cacciatori o ai professionisti che impiegano per l'appunto le armi per lo svolgimento della loro attività professionale, forze dell'ordine, guardie giurate e quant'altro. Che cosa significa? Che queste 3 regole ovviamente non sono applicabili solo al contesto poligono, ma devono essere applicabili anche e soprattutto al contesto di impiego reale dell'arma, chiaro? Quindi in particolare la prima regola, la prima regola fondamentale che andiamo a denunciare sarà sempre quella che non devo mai puntare l'arma contro qualcosa o qualcuno che non voglio uccidere o distruggere. Sì, avete capito bene, ho detto uccidere e distruggere. Questo perché? Perché l'arma è stata sviluppata, costruita e concepita con l'intento di distruggere e uccidere. E questa è una cosa che chi maneggia per l'appunto le armi si deve ficcare in testa.
perché non è un giocattolo, non è un qualcosa che in caso di incidente non porta delle conseguenze gravi. E la conseguenza più grave che può accadere in un uso sconsiderato o accidentale dell'arma non è tanto quella di distruggere qualcosa, ma è di uccidere qualcuno. Quindi sì, lo dico apertamente, la prima regola: non puntare mai un'arma contro qualcosa o qualcuno che non vuoi intenzionalmente uccidere, distruggere o danneggiare. Chiaro? Questa è la prima regola. Molto spesso nel poligono questa è una delle regole probabilmente più semplici da rispettare. Questo perché? Perché essenzialmente ci siamo noi, c'è una linea tiro e davanti a noi c'è il nostro bersaglio. Quindi tutto quello che noi andiamo a contemplare al di fuori del bersaglio ovviamente non deve essere puntato. E questa prima regola invece nel mondo reale, nel mondo dinamico dell'utilizzo dinamico dell'arma, può essere più di difficile applicazione. Quindi il consiglio che do io, questo è il mio orologio, bisogna sempre far anticipare l'occhio al vivo di volata dell'arma. Quindi guardo prima e poi mi posso spostare con l'arma. Nel corso dei corsi andremo appunto a vedere tutte quelle che sono le posizioni diciamo di sicurezza per andare a muovere in sicurezza l'arma inseriti in un contesto dinamico e realistico. Chiaro? Però ripetiamo, la prima regola in assoluto: non puntare mai un'arma contro qualcosa o qualcuno che non vuoi uccidere o distruggere. Chiaro? Cosa fondamentale. Regola numero 2: inserisci il dito nel grilletto solo ed esclusivamente quando sei in puntamento col bersaglio. Chiaro? Molto spesso vado nei campi di tiro e vedo un abuso della trigger discipline. Cosa vuol dire? Che vedo costantemente persone che per scaricare l'arma cosa fanno? Tolgono il serbatoio, scarrellano e poi tirano il grilletto puntando un punto a caso senza neanche guardare. Sbagliato. Questo ci può creare un bias cognitivo di confidenza con il trigger che a me personalmente non piace per nulla. Tirare il grilletto vuol dire ingaggiare un bersaglio, quindi mentalmente vuol dire che se io tiro il grilletto devo essere in puntamento con un bersaglio qualsiasi, ovviamente un bersaglio che io definisco legittimo da ingaggiare. Se siamo al poligono ovviamente sarà il mio bersaglio cartaceo o metallico di fronte alla mia linea tiro, punto. Questo perché? Perché se noi incominciamo a tirare il grilletto così tanto per e a infilare il dito dentro il ponticello dell'arma così tanto per, ci trascineremo dietro un bias cognitivo errato che nel momento sbagliato e nel luogo sbagliato e nell'allineamento dei pianeti dove tutto andrà a finire male, lì succederà una tragedia. Chiaro? E qui mi ricollego alla regola numero 1, perché le regole sono ovviamente interfacciabili fra loro. Che cosa vuol dire? Che se io rispetto la prima regola, ma perché sto sbagliando, metto il dito nel grilletto e parto un colpo, e io in quel caso non stavo puntando l'arma contro qualcosa o qualcuno che voglio uccidere o distruggere, certo è partito un colpo e non deve succedere, ma è partito contro un'area identificata come sicura. Chiaro? Quindi vedete che le due prime regole ovviamente devono essere sempre applicate in combinazione e lì vado ad abbassare quella che è la percentuale di rischio di avere un incidente con l'arma da fuoco. Prima regola: non puntare mai un'arma contro qualcosa o qualcuno che non voglio uccidere o distruggere. Seconda regola: inserisci il dito nel ponticello dell'arma solo ed esclusivamente quando sei in allineamento col bersaglio. Come esci fuori dall'allineamento col bersaglio, tira fuori il dito dal grilletto. Punto. Ok? Senza se e senza ma. Perché facendo così andrai ad abbassare la percentuale di rischio di avere un incidente con un'arma da fuoco. Tassativo, imperativo. Regola numero 3, quindi per me l'ultima regola: trattare sempre un'arma come se fosse carica. Questo perché? Perché essenzialmente tante volte noi troviamo delle armi appoggiate sul bancone, per esempio da nostra procedura, che sono con l'otturatore aperto e col serbatoio inserito. Beh, perfetto, quelle sono armi scariche, giusto? Perché un'arma non può sparare senza serbatoio, con l'otturatore aperto e con la camera di cartuccia completamente vuota. E invece no.
Ciononostante questo, anche se l'arma sarà visibilmente scarica, io non inserirò il dito all'interno del ponticello dell'arma e non la punterò contro qualcuno che non voglio uccidere o distruggere. Punto. Queste per me sono le tre regole fondamentali. Se noi utilizziamo le tre regole fondamentali che vi ho appena enunciato, sarà altresì impossibile avere un incidente con arma da fuoco. Chiaro? Perché ogni regola va a rafforzare l'altra. Ogni regola è parte di un 35% che va a completare il mio 100% di sicurezza con l'arma. Chiaro? Ovviamente cosa succede? Parliamo molto spesso di tante regole in più, parliamo della sicura, parliamo della gestione del serbatoio e sinceramente sì, mi va bene, ma le tre regole fondamentali devono secondo me essere tassativamente queste. Perché? Perché sono semplici da applicare, sono semplici da memorizzare e sono semplici da attuare quando io sto facendo la mia manipolazione dell'arma. Lo ripetiamo, non puntare mai un'arma contro qualcosa o qualcuno che non voglio uccidere e distruggere. Non vado mai a mettere il dito nel grilletto finché non sono in allineamento col bersaglio. E poi tratterò un'arma sempre come se fosse carica. Poi tutte le altre regole ben vengano, vanno a potenziare il mio coefficiente di sicurezza, ma le tre regole che vi dovete mettere in testa sono queste qua. Chiaro? Tre regole per una manipolazione sicura. Ovviamente, ripeto, parlando di un ambiente dinamico a 360 gradi, queste regole dovranno essere di molto amplificate. E credetemi che finché io sono al poligono è tutto facile. Quando poi devo anticipare, per esempio, i movimenti degli altri e metterci una pezza, o per esempio quando io devo anticipare i movimenti dell'ambiente circostante, allora tutto diventa più difficile. Ma se noi abbiamo e portiamo avanti questi tre dogmi e li memorizziamo, andremo ad abbassare quello che è il nostro coefficiente di rischio di manipolazione delle armi. Chiaro? Allora, nel prossimo video andremo avanti con questa miniserie dedicata ad alcuni degli aspetti fondamentali di uso manipolazione dell'arma. E se questo video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un like. Se non vi è piaciuto, ditemi nei commenti perché non vi è piaciuto. Però se vi è piaciuto, ditemi anche nei commenti perché vi è piaciuto, perché se criticate soltanto io non capisco come posso migliorare. E giratelo, fatelo girare, mandatelo ai vostri amici, ai vostri colleghi. Alla fine è una cosa semplice, sono tre regole semplici che possono veramente fare la differenza. Ribadisco, non prendete l'abitudine di scaricare l'arma con le click, cioè schiacciando il grilletto senza prima guardare. Chiaro? Ripeto, tre regole fondamentali, ci sono altre 10, 20, 30 regole da applicare, ma queste sono le tre regole fondamentali che vi permetteranno di restare sempre nella soglia della sicurezza quando maneggiate la vostra arma, lunga o corta, indipendentemente che sia, ok? Io per ora vi saluto, lasciate un like, fate girare questo video, iscrivetevi al canale e, come dico sempre, keep it real. Ciao, se volete avere maggiori informazioni sui miei corsi, www.apitac.ch. Ciao.